Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Oggi siamo con la Decade Challenge. Eccoci qua, è una bella e soleggiata giornata d'estate e i nostri bambini sono tutti insieme al parco a giocare. Ma volevo farvi notare una cosa. Guardate qui lui! Sta facendo la pipì nel parco. Ragazzi, io non avevo mai visto niente di simile. Anche perché non ha nessuna interazione. Ma la sta facendo anche lei! Ma come? Ma lei è una femminuccia! No, ragazzi, ma cosa gli è preso? Ma lei non può farla da in piedi. Non so cosa gli sia successo. Vabbè. Facciamo finta di niente. Comunque, eccoli qui tutti a giocare in compagnia di Anna, questa bambina bionda, Anna Barbieri, la loro vecchia vicina di casa, con cui giocavano anche quando erano dei bebè, e Carlotta di Windenburg, che, come abbiamo visto a inizio episodio, Alessandro ha un debole per lei. Ci sono conosciuti perché la nonna Lucia ha invitato a casa la signora contessa, ovvero nonna di Carlotta, e quindi hanno fatto amicizia e fra i due è nato un bellissimo rapporto, tant'è che Lucia aveva ben pensato di organizzare un matrimonio combinato fra i due futuri ragazzi, ma la proposta non è stata accettata dalla famiglia di lei. E sì, diciamo che
Per quanto riguarda i matrimoni combinati, la nostra famiglia ne ha passate di ogni, però magari in questo caso avrebbe potuto essere piacevole per Alessandro, ecco qua. Allora, lei poverina è un po' triste perché sta passando una fase e quindi è così, vorrebbe travestirsi da orso, ma non mi sembra il caso. Lui sta combinando un pasticcio, ma sì, tanto non ci sono i genitori a riprenderci e loro due ragazzi stanno facendo tutto da soli, oltretutto. Il feeling fra i due è proprio reale. Allora, parla dell'animale preferito, racconta una storia sciocca. Allora, tu, no, lei è andata dentro il cespuglio, forse è andata a fare dei bisogni, almeno lei è una bambina educata, ragazzi. Allora, già che ci siete, voi due venite qui, giocate sull'altalena. Tu chiedi un consiglio alla tua amica, vediamo, magari ti sentirai meglio. Lamentati dei problemi. Ragazzi, guardate loro che carini! No, vabbè, sono adorabili. Oggi fa proprio caldo, ragazzi, il clima è rovente e loro si stanno divertendo un mondo. Allora, che si dice qui? Parla dei giocattoli. Poverino, è proprio triste, non si riprende. Per la fase infantile sono un orso. Allora, vieni anche tu qui e importuna maliziosamente questi maschietti. Loro sono così, fin da quando erano piccoli, si stuzzicano continuamente. Allora, tu vai a fare pipì nel cespuglio. E loro intanto si stanno divertendo un sacco. No, lui in realtà è teso, stressato per gli estranei, per la fase infantile appiccicosa. I semi appiccicosi non amano ampliare la propria cerchia sociale, oltre genitori e assistenti nella custodia. Sì, anche lui ha questa fase, ma diciamo che è comunque contento di passare del tempo con Carlotta. Si sta anche facendo tardi e è vero che è estate, quindi fa buio un pochino più tardi, però prima sarà meglio rientrare. Ecco anche lei che sta combinando un pasticcio. Loro stanno bisticciando. Bene, ragazzi, le bambine stanno andando via e siccome il sole sta decisamente tramontando, direi che è ora di tornare a casa. Eccoci rientrati a casa e Maria sta preparando la cena. In realtà volevo chiederlo al maggiordomo, ma quando abbiamo bisogno di lui non c'è mai. Non so dove va a cacciarsi, dove va a finire. Ah, eccolo, è fuori. Non so per quale motivo. Vabbè, comunque la sta preparando Maria, tanto lei non ha problemi a fare le faccende di casa, insomma. E facciamo chiama a tavola, così vengono tutti a mangiare. Anche perché lui è affamato, lei è sempre triste, vabbè. Ah, forse era andato a buttare l'immondizia. Ah no, ce la butta sul pavimento. Ma sì, fantastico, ma che ci frega. Non ho parole, non ho parole. Allora, poi facciamo. Prendi la porzione per Filippo. Lui sta parlando con il piccolo, ok. Io ora spero che butti questa cosa oscena che ha fatto. Sì, meno male. Maria mangia in piedi. Va bene. Come avete potuto vedere, c'è un po' un clima di tensione per quello che è accaduto. Francesco non mangia, in quanto Francesco si è arrabbiato per il fatto che Lucia si sia intromessa nella vita di Alessandro. Ovviamente lui è contrario ai matrimoni combinati per la sua esperienza personale, pensa che dovrebbe esserlo anche Lucia. Ma insomma, lei è di un'altra epoca precedente alla loro e comunque ha le sue idee. Questa musica non si può sentire, direi di spegnere. Dove va questo bellissimo micetto? Ecco, va a mangiare la roba sul tavolo, ragazzi, fa sempre questa cosa. Lucia, fai una ramanzina. Povero gattino. Allora, Maria, già che c'è, si mette a fare il bucato. Come vi ho detto, lei non si tira mai indietro per le faccende di casa. Non abbiamo biancheria da lavare? Wow, strano, perché ne abbiamo sempre.
Una montagna. Ok, meglio così. Allora direi, lui è andato a dormire. Lei deve andare in bagno assolutamente, farsi anche un bel bagno caldo e poi andare a nanna. Invece, Davide ha soltanto fame, non ha preso la cena. E con il piccolino vorrei fargli usare il vasino, ma il bagno è occupato, quindi magari lo mettiamo a letto. Lucia, anche lei ha bisogno di un bel bagno, poi se ne andrà a nanna. Lui cos'è? Ha trovato il mostro? Oh no. Allora, nebulizza il mostro sotto al letto. Allora, non preoccuparti del mostro, vai a mangiare qualcosa. Ok, e poi anche Maria avrebbe bisogno di un bel bagno. Appena si libera, la mandiamo. Intanto il papà può mettere a letto Davide, così lo tranquillizza sul mostro e poi possono decisamente andare a dormire.